Salve Cristo, buongiorno. Oggi è giovedì 12 settembre. La Chiesa ricorda il Santissimo Nome di Maria. Tu sei giusto, Signore, retto nei tuoi giudizi. Agisci con il tuo servo secondo il tuo amore. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Preghiamo. O Padre, che ci hai liberati dal peccato e ci hai donato la dignità di figli adottivi, guarda con benevolenza la tua famiglia, perché a tutti i credenti in Cristo sia data la vera libertà e eredità eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te in unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, la conoscenza riempie di orgoglio, mentre l'amore edifica. Se qualcuno crede di conoscere qualche cosa, non ha ancora imparato come bisogna conoscere. Chi invece ama Dio è da lui conosciuto. Riguardo dunque dal mangiare le carni sacrificate agli idoli, noi sappiamo che non esiste al mondo alcun idolo e che non c'è alcun altro Dio. Se non uno solo. In realtà, anche se vi sono cosiddetti dei, sia nel cielo che sulla terra, e difatti ci sono molti dei e molti signori, per noi c'è un solo Dio, il Padre, dal quale tutto proviene, e noi siamo per Lui. È un solo Signore, Gesù Cristo, in virtù del quale esistono tutte le cose, e noi esistiamo grazie a Lui. Ma non tutti hanno la conoscenza. Alcuni, fino ad ora abituati agli idoli, mangiano le carni come se fossero sacrificati agli idoli, e così la loro coscienza, debole com'è, resta contaminata. Ed ecco, per tua conoscenza, va in rovina il debole, un fratello per il quale Cristo è morto. Peccando così contro i fratelli e ferendo la loro coscienza deboli, voi peccate contro Cristo. Per questo, se un cibo scandalizza il mio fratello, non mangerò mai più carne per non dare scandalo al mio fratello. Parola di Dio. Guidami, Signore, per una via di eternità. Signore, tu mi scruti e mi conosci. Tu conosci quando mi siedo e quando mi alzo. Intendi da lontano i miei pensieri, osservi il mio cammino e il mio riposo, ti sono note tutte le mie vie. Sei tu che hai formato i miei reni e mi hai tessuto nel grembo di mia madre. Io ti rendo grazie, hai fatto di me una meraviglia stupenda, meravigliose sono le tue opere. Scruta, mio Dio, e conosci il mio cuore, provami e conosci i miei pensieri. Vedi se percorro una via di dolore, guidami per una via di eternità. Alleluia, alleluia. Se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e l'amore di Lui è perfetto in noi. Alleluia. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù dice ai suoi discepoli, a voi che mi ascoltate, io dico, amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano, benedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro che vi trattano male. A chi ti percuote sulla guancia, offri anche l'altra. A chi ti strappa il mantello, non rifiutare neanche la tunica. Da a chiunque ti chiede, e a chi prende le cose tue, non chiederle indietro. E come volete che gli uomini facciano a voi, così anche voi fate a loro. Se amate quelli che vi amano, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori amano quelli che li amano. E se fate del bene a coloro che vi fanno e che fanno del bene a voi, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori fanno lo stesso. E se prestate coloro da cui sperate ricevere, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori concedono prestito ai peccatori per ricevere altrettanto. Amate invece i vostri nemici, fate del bene e prestate senza sperare nulla,
e la vostra ricompensa sarà grande e sarete figli dell'Altissimo, perché Egli è benevole verso gli ingrati e i malvagi. Siate misericordiosi come il Padre vostro è misericordioso. Non giudicate, non sarete giudicati. Non condannate e non sarete condannati. Perdonate e sarete perdonati. Date e vi sarà dato. Una misura buona, pigiata, colma e traboccante vi sarà versata nel grembo, perché con la misura con la quale misurate sarà misurata voi in cambio. Parola del Signore. O Padre che nutri e rinnovi i tuoi fedeli alla mensa della parola e del pane di vita, per questi grandi doni del tuo amato Figlio, aiutaci a progredire costantemente nella fede per divenire partecipi della sua vita immortale. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi, per l'intercessione della Beata Vergine Maria, vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Una santa giornata nel nome del Signore. Pace e bene.